Fortunato Zinni, sindaco di Bresso, vicino a Milano, e testimone oculare, vivente, della strage di Piazza Fontana. Dopo 41 anni lei esce con un libro che ha per titolo Piazza Fontana, nessuno è stato. Cosa racconta? Racconta la mia storia personale di funzionario della Banca dell'Agricoltura che quel giorno era in mezzo al salone ad assistere gli agricoltori e si è ritrovato nel bel mezzo di una terribile tragedia che ha segnato la storia di questo paese. Morirono i due agricoltori ai quali avevo appena sancito la fine del loro contratto, sciogliendo la loro stretta di mano. Fui chiamato invece da due colleghi della commissione interna per andare a firmare il comunicato, perché la sera precedente in quella sala avevamo fatto un'assemblea dei lavoratori per approvare l'ipotesi di accordo del contratto dei bancari che era stata raggiunta dopo 79 ore di scioperi. Racconto le mie impressioni, quello che ho vissuto, quello a cui ho assistito per 40 anni, e cioè al fallimento della giustizia. Un fallimento non dovuto alla impossibilità umana di raggiungere la verità, ma un fallimento voluto da corpi separati dello Stato che hanno voluto che non si accertasse la verità. Ecco perché il libro è intitolato Piazza Fontana, nessuno è stato, con la S maiuscola. Una tragedia della quale dopo 41 anni ancora non se ne parla, si parla molto di Cogne, di Garlasco. Perché? Perché gli operatori della comunicazione per 41 anni ha finito sempre col pubblicare le veline delle verità ufficiali, perché non c'è stata la giusta e rabbiosa reazione dell'opinione pubblica. Il processo è stato spostato a 1350 km di distanza, offendendo la coscienza civile della città di Milano, e non c'è stata la giusta reazione. I processi sono iniziati 10 anni dopo, si sono conclusi 36 anni dopo qui a Milano, con l'assoluzione per insufficienza di prove dei colpevoli e con la condanna ai familiari delle vittime, che si erano costituiti parte civile, del pagamento delle spese processuali. Non c'è la verità giudiziaria, c'è una verità politica che è contenuta nelle sentenze della Corte di Cassazione, in cui si dice che la matrice della strage è fascista e i mandanti sono Fredde Venture e i servizi segreti. Prima dell'accompagnamento di Freda in Costa Rica e di Ventura in Argentina, i servizi segreti avevano accompagnato a Madrid Marco Pozzan, che era un uomo di Freda, era un bidello di un istituto per ciechi di Padova, che aveva partecipato a una riunione in cui aveva raccontato come era stata preparata la strage, e la spia Giannettini, che era stata accompagnata sempre dai servizi segreti a Parigi in un albergo a 5 stelle a spese del contribuente italiano. Ora, i quattro principali imputati, che poi nel 79 in prima istanza furono condannati all'ergastolo, prima della loro condanna furono portati all'estero dai servizi segreti perché non parlassero. Secondo lei il potere attuale è in qualche modo collegato a quelle persone, quello di oggi? Sì, intanto ad esempio è ancora vivo il vice capo del SID, il generale Maletti, che ha rilasciato una lunga intervista a tre giornalisti giovanissimi, freelance, raccontando la sua verità. Scritto alla P2. Esatto, iscritta alla P2, come alla P2 sappiamo che erano iscritti parecchi dei ministri e dei principali uomini politici attuali, e soprattutto c'è Gelli, che 3 anni fa ha dichiarato che il progetto di rinascita democratica si sta attuando, anzi su 51 punti se ne sono attuati 49. Gelli diceva: quasi quasi chiedo il pagamento dei diritti d'autore. La chiameranno a Mediaset per parlare di questo libro? Non credo proprio. Ho parlato sulla 7, qualche volta nella Rai Nazionale, partecipando a trasmissioni come quelle di Lucarelli o come quelle di Zavoli o come quelle di Staiano,
che sono trasmissioni epocali su Piazza Fontana, ma insomma non ho trovato nessun interesse da parte dei principali conduttori, devo dire di destra e di sinistra o di centro se vogliamo, sulla verità su Piazza Fontana, mentre apprezzo, veramente lo apprezzo di cuore, questo coraggioso tentativo di questo produttore Riccardo Tozzi di fare un film con la regia di Marco Tullio Giordana sulla racconto di una strage. È la prima volta che la nostra cinematografia si occupa di uno dei principali e più inquietanti episodi della nostra storia giudiziaria. Nelle università, nei licei, nelle scuole, nei circoli culturali continuo a raccontare l'insensibilità, l'indifferenza di questo paese su una strage che ancora tutto il diritto di essere raccontata, e io rivendico con forza che ci sono argomenti come la intervista di Maletti, come il ritrovamento di alcuni documenti che erano rimasti nelle cantine del Tribunale di Catanzaro, rivendico che su Piazza Fontana si possa riaprire le indagini. I delitti di strage sono imprescrittibili, se ogni frammento di verità va ricercata. Questi frammenti sono venuti fuori, chiedo alla Procura di Milano di riaprire le indagini. Non sto raccontando la storia di una Repubblica delle banane, sto raccontando la storia del nostro dopoguerra e delle pesanti responsabilità della Suprema Corte, della stampa, dell'opinione pubblica e soprattutto dei potenti di turno, in qualche modo di quelli che poi ritroviamo a capo della P2. E del governo attuale. Sì, è proprio così.